Dentro un percorso circolare. Da una vita all'altra, Mirella Restuccia, Cagliano Edizioni. Due sono i momenti essenziali e sostanzialmente identici nella valenza della nostra esistenza spirituale, la nascita e la morte. Se dovessimo rappresentare graficamente l'intero arco evolutivo dell'individualità, nascita e morte stanno come porte dentro un percorso circolare, quindi non un inizio e una fine, come la nostra cultura occidentale ci ha insegnato, ma un continuum coscienziale. La vita è eterna, esiste un unico ininterrotto flusso di coscienza, che è la vita, di cui la nascita e la morte sono due porte di passaggio, due momenti dello stesso flusso di coscienza. Ma per orientarci meglio dobbiamo partire dalla comprensione di cosa sono i piani di esistenza e legati a questi i relativi corpi che realizzano la nostra struttura di individui spirituali. Tutti i piani di esistenza sono attorno a noi. Viviamo immersi in quell'oltre che pensiamo lontano e misterioso, ma che invece ci appartiene. Incommensurabili prodigi e immense meraviglie ci circondano, ma di tutto questo non siamo consapevoli. Quindi piano di esistenza è una divisione di natura e non di spazio. È un diverso stato della coscienza. Per ogni piano di esistenza l'individuo ha dei veicoli e per ogni veicolo o corpo dei sensi. Ma dove i sensi sono sopiti, la coscienza non lavora. Ecco perché non riusciamo a percepire molto più di quanto non rientri nel rispettivo campo percettivo dei nostri sensi fisici. I nostri sensi sono assopiti ed è essenziale risvegliarli.